se puoi tradurmi questo, Alexi, chiedigli come sì. sono imparentati lei e Dario, che non ho capito. Cugini. Che vuol dire che è la cucina? Come, vuol dire come è possibile? Cucina? Lei è a New York. Ciao, perché uno non può avere parenti, non può essere vero. Fuori dalla, dall'Italia. Sì, sì, ma volevo sarà capire come era. La biscucina, suppongo. His dad is my dad's cousin. Oh, esatto, so he's like cousin second grade. Yes. Second cousin, sì. Guarda, Luca, per, Luca, te la spiego all'italiana. Praticamente, uno dei fratelli di mia nonna è andato a New York per cercare fortuna, come si faceva ai tempi. Si è sposato con un'americana, ha avuto dei figli, uno di questi figli è il padre di Lexi. Ah, ok, molto semplice così. Basta. Ok. Okay. Semplice. Very, very simple. Ok, sei sicura, hai capito tutto? Io? Sì. Hai capito? Lo devo ridire? No, volevo capire, sì. Cioè volevo accertare che ho capito che i tuoi nonni cercavano l'oro in America. L'oro. Il sogno no. americano. L'oro. Nel l'oro. Far West. Le pepite come zio Paperone. Nel Klondike. No, nel Klondike dentro a fiumetti lì. Hai detto come si faceva? Sì, forse taccio. Gold Finder. Suo nonno non cercava l'oro. Suo nonno è andato in America a lavorare come operaio. Ma è tuo nonno? No, il suo nonno, il nonno di Lexi. E il tuo nonno non è lo stesso? No. Dio santo. Erano fratelli, credo. Era il fratello. Sempre vivo. È il fratello di mia nonna. Il suo nonno è il fratello di mia nonna. Ok. Adesso ho capito. Mio zio. Cioè, il tuo bizio. Sì, mio prozio. Zio, noi lo chiamiamo zio. Beh, prozio, comunque prozio. Sì. Prozio. Sì, è prozio, sì. Suo nonno. Ho capito. Alla fine siamo tutti imparentati. Vabbè, mondo. Luca, l'hai buttata. Ma così non è cacciato. Vero. Cazzo, dico, te, Adamo ed Eva, Dio cazzo. Prendi il telecomando e schiaccia sai bene quel tasto. Dina chi c'è su YouTube. No, comunque credo che io e Enrico abbiamo molte cose in comune. Già questa cosa qua che non vuole bere fino a star male mi piace. Penso sia solo questo. Io aggiorno un attimo la conversazione perché... No, invece secondo me... A te Enrico piace mandare le foto delle palle? Enrico, ti piace mandare le foto delle palle? No, non mi è successo. Neanche a me piace, seconda cosa in comune. Ho detto che non mi piace, ho detto che non mi è mai successo. Non è mai successo, è diverso. Scusa se cercavo qualcuno sulla mia lunghezza d'onda, no, non volevo. Luca, è veramente difficile trovare uno sulla tua lunghezza d'onda, ma veramente complesso, anche perché sei un unicum, secondo me. Molto cioè, o uno della tua razza aliena, oppure nessun altro. Io e Luca ti vedo come un alieno tra gli uomini, che può essere una cosa se positiva. Fosse, se fosse l'ultimo discendente degli Anunnaki. Bellissimo. Quelli cosa? Che hanno creato il mondo. Luca, ma non erano gli Elohim? Luca, te hai un ricordo di aver creato gli di aver piazzato gli Stonehenge nudo? Non penso. Io ho altri ricordi che però risalgono a prima del principio. Addio, forse ci siamo. Forse ci siamo. Ragazzi, forse l'oracolo sta parlando. Cioè? Oddio. Ho ricordi confusi molto di quando questo mondo non era tale. A volte mi appaiono in visione. È strano, non me lo dico però perché sembra cosa, strano. Cosa ti viene? No, voglio sapere. Cosa... Ormai un po' è come se vedessi gli ammassi di galassie e costellazioni che si uniscono nel tempo che non c'è ancora però. Come lo facciamo? Ragazzi, noi siamo a nodo gordiano, Dario. Sono affascinatissimo. C'era lo stun un attimo che volevo. Però sono ricordi strati che vengono casuali. Però scusami, prima del principio le galassie non c'erano. Appunto, è quello che stavo per dire io. No, Cornetto. Non prima di tutto. E Cornetto siamo prima che ci fosse il luogo in cui abitiamo oggi. Dal Big Bang in poi, diciamo. Non c'è nessuna terra nei miei ricordi. Questo è quello che voglio dire. Ok. Però ti volevo chiedere, Luca, che questa è una cosa forte che hai detto, ok?
ok? Sì, certo. Ma questi tipi di ricordi li hai se ti concentri o tipo mentre no, dormi? Casuali, casuali. Cioè, ti vengono dei flash? Come si chiamano? Aspetta, c'è un... No, non sono viaggi astrali, non sono viaggi astrali. No, viaggi astrali. No, no, ma non è quello. Ancestrale sono dei flash di luoghi tipo primordiali, non di questa terra. No, non è déjà vu. Ora viene un po' meno. È come se lui avesse vissuto quella sogni cosa lì. Lucidi, sogni lucidi, sogni di... Non è un sogno lucido, perché un sogno lucido lo sai riconoscere. Ma quindi sono flash quando sei sveglio o quando... Indipendentemente, sono flash, sono sprazzi. È tipo una cosa che tu ti vedi lì e ce l'hai intorno e non ricordo. Cioè... Non è una cosa che io mi teletrasporto lì, è una cosa risalente a molto tempo fa che probabilmente mi è stata tramandata, non saprei come altro spiegarlo. Senti Luca, ma quindi sono nitidi o sono immagini ricordo... che... È un ricordo di un passato che non è il presente di adesso, ma non so dirlo. Okay, boh, tipo Dragon Quest. È un ricordo nitido? Sì. O è un qualcosa, un'immagine che tu hai ricondotto a quelle forme? Cioè, capisci quello che ti voglio dire? No, cioè, un'immagine non è un'immagine. Quello che vedi... Sono magari... sprazzi, sono flash, sono lampi, ma non è un'immagine confusa. Non è assolutamente un'immagine confusa. Senti Luca, sono flash. Potrebbe sembrare un'incarnazione precedente. Quindi. Senti Luca, una roba, ma cioè riconosci. Però non è sulla Terra, quindi non è un'incarnazione. Quindi non è un uomo che potrebbe essere effettivamente un discendente di Anunnaki o una razza. Come no? Sono loro che hanno fondato l'umanità, quindi sono arrivati. Ma te hai ragione, però lui parla di spazio molto precedente. Sì, ma appunto, lui parla di universo, però non lo di spazio, terra. Lo spazio è molto vuoto, Mase. Lo spazio capito. È molto appunto, vuoto. Quello appunto, quello che non... Che in realtà tu nello spazio non hai dei punti di riferimento. Cioè, o sulla Terra ci sto attaccato, o allo spazio, tipo la distanza alla Luna, ma già se mi allontano un altro po' non la vedi più. Cioè, se la guardi ancora più indietro, tutto non vedi più niente. Che probabilmente potresti avere ricordi nel tuo DNA, perché si sa, Assassin's Creed ci insegna che nel DNA scritti ricordi. Che non è una cazzata da cui hanno tirato fuori un videogioco, ma in realtà non è una cazzata. Cioè, ricordi genetici, ci sono degli studi sopra. Sì. Quindi, potrebbe avere dentro di sé ricordi di una civiltà non umana che molto precedente. No, non c'è nessuna civiltà, ma se però... ti interrompo subito, scusa. Non sono luoghi, non c'è vita. Te l'ho detto, lui quindi sei il vero ricordi. È il vero figlio di Dio. Mase, ti dico di più, lui sei Gesù Cristo. No, lui potrebbe essere Dio, perché lui è come Arceus dei Pokémon, che è nato da un uovo che è comparso in mezzo a nulla nell'universo e poi può darsi che l'abbia creato. Cioè abbia creato tutto. Tu sei nato da tua madre? Questo non mi è dato sapere. È vero. Vabbè, allora Luca, non ricordo di questo. Non ho ricordo di questo. Ma nessuno ha ricordo Dario, di questo. Non mi ricordo. Qualcuno sì. Ma chi? Ma qualcuno sì. No. Sì. C'è un tipo di magari qualcuno in chat ce l'ha. È molto rara come roba. Sicuro. Però no, c'è chi anziché non avere ricordi, questi 3 anni lì non mi ricordo come si chiama il nome della patologia, insomma. Tu hai tutto. Continui a ricordare le cose che sono accadute nei primi 3 anni. Io ho dimenticato. Ricordo più vecchio che ho di quando ero piccolo, risale tipo 3 anni e mezzo. Però queste sono cose che io credo personalmente siano dovute a una sorta di autosuggestione, ok? Indotta a livello del mio subconscio, di immagini rielaborate non come sogno lucido, ma che appaiono come flash, come lampi apparentemente casuali, ma che possono essere frutto magari di tanti documentari che ho visto da piccolo sullo spazio. Quindi è questo che ti stavo chiedendo, cioè la tua immagine è un'immagine lucida o è un qualcosa che tu potresti ricreare in un momento di astrazione della mente? Se tu mi dici adesso, io riesco a ricordarmi, ti riesco a descrivere i colori, queste cose qua. Scusa, ma quanto spesso ti capita a disegnare? Quanto spesso accade questa cosa? Casualmente, purtroppo, ci possono essere periodi di mesi in cui non accade nulla
e per i mari di settimane in cui accade spesso. Luca, però tipo... io credo che sia tutta una roba a livello subconscio che accade casualmente, ci sarà tipo qualche errore nel sistema. Aspetta, senti Luca, il cervello ma... che mi fa, senti Luca, ma sì, non lo so, però... qualche senti Luca, ma queste visioni che c'hai, no? Ti capitano in momenti in cui sei molto stressato, affaticato dal lavoro, oppure totalmente random, anche quando... Tipo, ti è successo quando sei in vacanza, rilassato con la tua figlia? Non c'è correlazione. Non riesco tipo a dire, oddio, sono stressato, e non c'è neanche correlazione stagionale. Non è che tipo in primavera me ne accadono di più. Non ho trovato nessuna correlazione in tutti questi anni. Quando hai iniziato quando hai iniziato ad avere queste visioni? Oh, penso dalle medie, elementari, forse medie. Ne hai mai parlato con qualcuno, con i professori, con no. gli amici? La prima... No, non ce n'è bisogno. Questo review è la prima volta che ne parlo. No, l'unica cosa che ne ho L'animus parlato non è legata a questo, ma è legata a un'altra cosa, tipo si chiama sinestesia, se non sbaglio. Ok. E, ovvero che l'ho scoperta grazie a una serie TV, io non pensavo ce l'avessero tutti, sta cosa che tu le emozioni le percepisci come colori. Sì. Credevo ce l'avessero tutti e ho scoperto che non è così da quella serie, tipo era Limitless, non mi ricordo la serie. Allora quando l'ho scoperto, per sbaglio, visto che anche mia madre era fan di Limitless, ne ho parlato con lei e ho scoperto che anche lei c'era sta cosa e neanche lei l'ha mai detto a nessuno. Delle svisionate. Però è una roba che... Non ho delle svisionate, questa è un'altra cosa, è la sinestesia. Le emozioni che rivedi. Ah, sinestesia, ok. Però ci sono tantissimi tipi, è abbastanza ereditaria come cosa, tipo mio padre zero, però mia madre ce l'ha uguale. Simile, anzi, lei ce l'ha più con numeri, nomi, eccetera. Io ce l'ho con le emozioni. Tipo, ci sono delle emozioni che hanno dei colori diversi. Ma tipo, fai un esempio. Cioè, tipo, l'abbraccio che mi ha dato Mase era tipo rosso fucsia quando me l'ha dato quella sera. Ti ricordi? Ma è un colore che era. Sì, sai che sta cosa però ce l'ho anch'io. Sì, ma questa è la cosa più comune, cioè abbastanza sì, comune. Cioè, sì, non è una cosa così, non è così assurda. Non è come le visioni. No, questa è una cosa provata scientificamente. Sì, è provata scientificamente. È una roba che scusami, non dai peso. Cioè, io fino a che avevo 20 anni ho sempre dato per scontato che ce l'avessero tutti, quindi non ho mai parlato. Ma cioè, credevo che fosse una parola naturale. Gli dai un colore o lo elabori dopo? No, appare sul momento, non sono io a elaborarlo. Cioè, non è controllare il colore. Appare sul momento quel colore. Ma te vedi il colore a qualche parte o te lo immagini? Come funziona? Perché a me no, mi capita a volte tipo coi numeri di immaginarmeli tipo in una certa forma. Però non è un conto che immaginarsi i numeri, un conto è vedere il colore di un abbraccio. Per farti capire, è come se tipo il tuo campo visivo ci avesse un filtro davanti e c'è un filtro di quel colore. A me capita soprattutto verso gli angoli del campo visivo. Poi se chiudi gli occhi diventa tutto quel colore, ovviamente. Il colore è come se permeasse l'ambiente, non so come spiegartelo. Però la è una cosa che non è che la vedi, la percepisci. Sì, la percepisci, però è con tutti diversi. Lo vedi. Esatto, non è che tipo le cose cambiano colore. È un po' come quando associ un colore della settimana a un giorno della settimana a un colore. È quella però è una cosa che mi è capitato. Sì. A me è che è proprio la giornata l'associ a un colore, quella è una cosa abbastanza comune comunque. Sì. Luca, Dario li verrebbe con c'è la pagina Wikipedia dove puoi leggere le percentuali di sinestesia eccetera, perché ci sono vari tipi, ho scoperto, e in base al tipo che hai è più o meno fondamentalmente rara come cosa. La mia non è rarissima, quella più comune è quella dei giorni a settimana, tipo numeri eccetera. Ok. Senti Luca, te hai provato, cioè, durante queste visioni ad ampliarle? Cioè, quanto ti durano queste visioni? Meno di un secondo. Meno di un secondo? Forse anche meno di un decimo di secondo. Sono dei lampi. E come fai a ricordarteli così bene? Se durano così un flash. Perché molto spesso ho avuto stessi lampi. Ce n'è uno che mi ricordo meglio di tutti, perché tipo, penso la metà delle volte ho avuto quello. Ci sono tanti altri che ho avuto una volta sola. Senti, vabbè, ma che sia istantaneo, ti ricordi una cosa istantanea, ci sta. Quante volte magari fai un pensiero che nella tua mente sembra elaborato infinitamente lungo e in realtà poi si racchiude in un singolo secondo. Ho provato a mettere la posizione delle stelle nella visione più ricorrente e scriverla per quello che mi ricordavo adesso. Ci fai una diapositiva, Luca, per favore. L'ho messo al volo perché mi ricordo la struttura, però non so come identificarle poi, non so neanche se dal punto di vista nostro, però ma di che stelle? L'ho solo posizionate. Quelle che una delle visioni più recenti,
Aspetta, Luca, aspetta. Quelle che vedo sono so messe così. Ecco, se vuoi fare tipo uno screen e poi cercarle, però non so da che punto di vista sono viste. Queste sono quelle scusa, che ma perché è scritto su un foglio di carta igienica? Perché la carta igienica lì? Perché la carta igienica? Ho preso un foglio e tipo ho cercato di un attimo di visualizzare quello mentre lui parlava delle visioni. Sul tavolo. No, no, era lì, era casuale, era un pezzettino. Ah, casuale? Ma perché casuale c'è la carta igienica? No, ma era un pezzo già strappato, era una roba così volante. Vabbè, ma non rompete i coglioni, mamma mia, come se nessuno ti facesse il raspone. A me Enrico fanno prurito i fazzoletti, quelli chiusi nelle pacchettine, sì. quelli bravi. Chiuso la carta igienica, penso fermi il naso. E la carta igienica invece è molto più morbida e non mi rovina il naso, soprattutto lateralmente, che gli altri invece me lo sfrigiano, me lo si arrostisce. A me non piace. In chat dicono che hanno riconosciuto sarebbe Orione, però non sono abbastanza... astronomo per sapere. No, la cintura di Orione non penso, ne ha di meno. No, aspetta, no, fermo, la cintura di Orione, ma Orione... Cioè, ah, Orione intero? La cintura è la cintura, Orione è un'altra cosa, cioè è tutto intero. 3 weeks later. Martin finalmente può aiutarci a interpretare Luca, soprattutto su un particolare viaggio che la sua mente fa ogni tanto. Luca, racconta per favore a Martin cosa ti succede ogni tanto, cioè il viaggio astrale, e voglio sapere la sua, voglio sapere cosa ne pensa Martin di questo. Semplicemente ogni tanto nella mia vita normale, tutti i giorni, ho dei flash molto rapidi e intensi, sono piuttosto rari in realtà. Ciò che vedo è semplicemente un flash veloce dell'universo, tutto qui. In che senso un flash dell'universo? Come lo visualizzi l'universo? Cioè lo visualizzi come una costellazione oppure una serie di come ammassi di galassie? Massi di galassie, la gassose. Differenza tra i flash è semplicemente i colori predominanti, tutto qua. Quali sono? Le differenze sono i colori predominanti. Sì, quali sono i colori? Viola. Dipende alla volta. Diciamo che lo spettro varia molto appunto fra il rosso e il viola, sono i predominanti. Ecco. Prego lui, Martin, raccontaci. Ma è come quando... No, lui lo sta raccontando, io sto ascoltando. No, no, tu adesso devi interpretare. Ma io... Vabbè, Dario, la richiesta del... No, del richiesta, secondo me, no, ascoltando... No, è interessante che tu riesci a dare una risposta a questo fenomeno di distorsione della percezione così chiara, cioè per te tu stai vedendo l'universo. No, ma è un'immagine mentale. Ma te sei dentro, cioè non ho capito, sei nell'universo, lo vedi davanti agli occhi... Tu sai che cosa stai osservando in quel momento, lo sai? No, ci sono arrivato col tempo, che secondo me è una visione universo. Poi che è successo? Ti spiego. Praticamente c'erano in questi flash dei punti luminosi fissi che vedevo, in questi flash che durano meno di un secondo. Così cosa ho fatto? Ho cercato quei punti luminosi fissi nel cielo che vediamo noi dal nostro pianeta, ma non li ho trovati. Quindi l'unica spiegazione che mi sono dato è che o è semplicemente, anzi la spiegazione più assurda sarebbe il fatto che io veda quei punti da un punto di vista diverso dalla Terra, il che è assurdo, o molto semplicemente magari può essere una forma di distorsione visiva di qualche capillare dell'occhio intasato, sennò che quando c'è ad esempio il globulo bianco che si intasa nel capillare perché è molto grande rispetto al quindi capillare. Quindi abbiamo crea la scia dei globuli rossi dietro e tipo nell'occhio ti dà una sorta di hai presente quando il serpentello. Esatto, quei serpentelli lì. Ce l'ho presente io, cioè. Quindi sono tipo le mie desopsie, Luca, cioè abbiamo quindi i due spettri, cioè lo spettro spirituale, l'opzione spirituale oppure l'opzione organolettico fisica. Esatto, giusto. Però qual è il discorso? Che molto spesso questi globuli bianchi che si intasano nel capillare, poi come si sono intasati, così si liberano. Quindi la mia teoria è che o c'è qualche capillare chiuso e quindi mi appaiono quei cose luminose negli stessi punti, oppure c'è un'altra spiegazione che non so darmi. Se fosse una alterazione dei coni e dei bastoncelli? Lo sai che cosa sono i coni e i bastoncelli, vero? Sono i ricettori luminosi. Certamente. Però non credo, perché comunque non sono daltonico e non ho problemi tipo una visione notturna. Prove delle sensazioni in concomitanza a queste cose? Sì, sì.
ed è tipo una vampata di calore molto forte istantanea, che è diversa da tipo, c'è presente quando ti alzi in piedi dopo che sei seduto molto tempo e tipo c'hai quel nero un attimo? Quello è un blackout, però quel blackout ti dà anche una sensazione, quasi una spinta di calore, hai presente? Poi su di freddo per riequilibrare. No, è istantaneo, non so come spiegarlo. Ma quelli non sono viaggi astrali, eh? No, infatti Dario ha completamente cannato il termine, per quello l'ho corretto immediatamente. Non c'entra nulla. Non ti preoccupare, non è neanche Luca, scusa, cioè, per le mille volte che ti correggo io ci mancherebbe. Vai avanti, Luca. Emotivamente ti fa provare qualcosa questo? No. Curiosità per capire perché io vedo questo, però... Quante ore stai al computer il giorno? Mediamente? Sì. Computer, iPad, switcho molto due cose, però conta 10-12 ore. Tutte anche quello? Tutte, praticamente. Vabbè, ma tre volte all'anno li succede. Però mi succede raramente, mi succede soprattutto in momenti in cui tipo... non mi è capitato davanti tipo al computer o ma davanti al televisore, o mi capita sempre in momenti in cui non ho schermi davanti. Lì, hai provato a capire se è associato ad uno stress emotivo di altro tipo, cibo che tu ingurgiti? Un spettrometro per evocare gli spiriti, mangaka, evochiamo uno spirito, vediamo. Vai, se è quello. Vai, a posto. Eccolo. Ma come fa? Vai. Ah, quando va sul 5 c'è uno spirito. Quando va sul 5 c'è uno spirito. Vai, mangaka. Mangaka, avvicinati per favore alla finestra di Yomi. Potete lasciare mangaka sullo schermo. Eccolo, eccomi, eccomi. Ecco qua, ecco qua, ecco qua. Vediamo. Ma hai giocato a Phasmophobia, no? No, non so cosa sia. Allora, però... quando è uno è normale, quando è due c'è una lieve alterazione, quando è tre c'è una pesante alterazione, e di solito questi qua non si accendono mai perché non compare mai uno spirito. Ma io non sono fisicamente lì. Tu parla. Prova, lo spirito si trasmette anche attraverso le sequenze di bit che vengono trasferite poi dalla quello no, però di sicuro quello che dici, Luca, lo spirito lo sente a casa di Omi. Guarda, dalle casse. Ma la mia chat dice di soffrire di una roba simile che si chiama scotoma. Ok. Scotoma. Chi è che ne soffre, scusa? È un sintomo che comporta un'alterazione del campo visivo caratterizzata dalla comparsa di macchie cieche, scure colorate, viste o scintillanti, punti luminosi o flash. Sì. Chi ne soffre percepisce un'area di minore efficienza visiva, attorno alla quale la visione è generalmente buona o risulta normale. Costantemente tutti i giorni della sua vita. Non tipo tre volte l'anno, negli appositi momenti. Voi propendete per il discorso paranormale, va bene. Scusate, adesso io vorrei aggiungerti un altro tassello. Scusami, Dario, mi puoi mettere sotto, per favore? Perché io non credo assolutamente negli spiriti, in queste cose qua. Cioè, ascolta, Luca, ascolta me. Luca, fermo. Guarda come sale. Hai visto, Luca? Detto che non ci credi, non è possibile. Ma cosa devo fare per evocarli? Devi parlare. Parlaci. Ma io sto parlando, però non li sto evocando. No, devi riferirti a lui. Esatto, rivolgiti a lei. Luca, ho un'idea. Racconta la tua più grande paura allo spirito. Col cazzo. Per favore. con la bocca, che è bannabile col cazzo. Una paura media, ok. Una paura media che fermo, Luca, non creda negli stelle. Luca, signor spirito, adesso ascolta. Certo. Scusa. Allora, signor spirito, una mia paura media che ora le sto per andare a raccontare è la seguente. Vai. Seppur io non creda e non abbia mai pensato all'esistenza degli spiriti, il fatto che essi possano realmente esistere mi incute media paura. Chiedi un cenno da parte dello spirito. Signor spirito, se ciò è vero e vuole incutermi media paura, potrebbe darmi un cenno? Secondo me era stata... Allora, qui ci sono due casi. O uno spirito molto maleducato che non risponde,
o non ci sono spiriti. Secondo me lo sta trattando troppo bene. Oh, spirito. Cos'era? Attenzione, è arrivato a due, eh? Attenzione. Cos'era? Si è inalberato per quello che ho detto. Si è inalberato? Si sta inalberando. Ce l'hai con me, spirito? Hai fatto incazzare, Luca. Lo spirito dovrebbe essere da Omiato nel caso. Ma metti che lo spirito si prende la corriera, che ne sai? Vedo che aumenta. Lo spirito è tornato alle tazze. Triggerato? Triggerato? Dobbiamo rispondergli adesso, dobbiamo dirgli qualcos'altro? Scusatemi, ma vedo che aumenta quando lo direzioni. Sì, lui. Sì, faranno contatto le pile. No, no. Lo spirito è quello, insomma, è l'alcol. Ma c'ha le casse quel coso? Sì, sì, c'ha le pile, però se si inclina sembrerebbe... No, nel senso c'ha le casse, cioè lo spirito può parlare da lì oppure non è no. Dentro l'oggetto, non è lì dentro, scusami. No, c'è un microfono, tipo... Ma io parlo tipo Pokémon. Parla con lo spirito. Pronto, spirito. Oh! Minchia, Luca. Ha risposto subito, eh? No, non voglio conoscerlo. No, invece sì, chiedigli se è ostile. Se è ostile. Signor spirito, lei che vive a casa del signor Omiatol, sì, è buono o ostile? Vabbè, ma digli come risponde. E come fa a risponderti? Devi dire, è buono. Ultima domanda. Luca. Ho fatto il rosso, cosa vuol dire il rosso? Sarà ostile. Sono cazzi. Beh, è a casa sua, io non ci vado a casa sua. Se hai incazzato, gli devi dire che hai paura. Di che hai paura? No, io ho media paura, però se è arrabbiato... No, media no. Media paura. Allora, scusatemi, a casa mia, media paura. Se ci ce l'hai con me, attivati. Non ce l'ha con te. Spirito. Chiedi se ce l'ha con l'hai con Luca e vuoi andare a cercarlo. No. Attiva, ma non sa chi è Luca. Non sa chi è Luca. Si è attivato. Oh! No, no, non voglio saperne niente io. Rinchiudi lo spirito nella cassa. Allora, lì, mi voglio parlarci un attimino. Spirito, se vuoi sapere l'indirizzo di Mangaka in privato su Telegram, dammi un segnale. Che gli spiriti hanno Telegram. Eccolo! E lui c'ha l'account, c'ha il bot. A posto, glielo mandiamo allora. Se vuoi news su Telegram, attivati. No, molto malandrino. La sigaretta. È il classico trucco della cadrega. Fuma. Sei un tabagista. Non l'avremmo mai detto che c'era un trucco. È incredibile. Stavo credendo. Io vi giuro. L'ho provato a fare una sera in live. E poi non l'ho mai più fatto perché ho parlato il giorno della morte di Maradona con Maradona. No. E si è attivato qualcosina e da lì non l'ho mai più fatto. E allora devi chiedere di Solange, scusami. Ah, hey. Hai ragione. Di Riccardo Cioni, chiedigli di Arcioni. Sempre si è santificato. Non ho sigarette, Riccardo Cioni. Mi senti? Non è Riccardo Cioni. Ma Luca, non lo sappiamo. Solange, mi senti? Solange. Ma perché dovrebbe esserci lo spirito di Solange a casa tua? No, perché passano di lì, vicino a casa di Omi, c'è il tunnel per il paradiso. Dovrebbe esserci Maradona. Maradona, ci sei? Diego Armando, il pive d'oro, sei qui con noi? Tutti i nomi. No, fammi provare una cosa se reagisce. Posso parlare dai banco? No, no, non evocare quei personaggi lì. Allora, fammi provare a me che ero di Colle Salvetti. Oh! Solange. Attivato, eh? Solange, sono di Colle Salvetti. Veniva a suonarti col motorino davanti casa per farti uscire. Ti ricordi di me? Forse no. Mi hai fatto anche delle foto col cellulare per denunciarmi alla polizia. Ti prego, rispondi. Ci sei? Voglio scusarmi con te perché ormai è troppo tardi. Niente. Scanner pet. No, scusate, però io mi sono commosso. Ma non ha senso perché non può essere questo spirito se vive da molto più tempo a casa sua. Ma magari cioè si invitano, va, viene, fa. Ma devi capire che siccome aumenta molta visibilità, magari provano, capito? Sono dei cloud, dei cloud chaser letterali questi. Prendi il telecomando e schiaccia
sai bene quel tocco. Dina chi c'è su YouTube.